La 51esima edizione della Coppa Interamnia si è conclusa ieri con le finali, le premiazioni, una festa in Piazza Martiri. Alla presenza dei 2.000 partecipanti provenienti da circa 100 squadre di 31 nazioni dei 5 continenti. Quest'anno l'edizione si è svolta senza i grandi eventi e i numeri del passato, rischiando di essere annullata a causa di significativi problemi economici. Tuttavia, grazie all'intervento di un comitato istituzionale guidato dal Comune di Teramo, enti territoriali e vari partner, la Coppa è stata salvata. È stata realizzata e organizzata in pochissimo tempo, un piccolo miracolo. Il cui merito va a tutte le istituzioni che si sono messe a disposizione e hanno risposto all'appello del Comune di Teramo, della nostra amministrazione e hanno consentito con le istituzioni e tutta la comunità di organizzare una coppa che sicuramente ha avuto numeri inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti, ma che apre una nuova fase di prospettiva, dove con il comitato istituzionale che ho avuto l'onore di presiedere come primo presidente del Comitato Istituzionale della Coppa Interamnia da sindaco, costruisce una prospettiva futura che sarà profondamente diversa. Finisce un'epoca, l'abbiamo detto, se ne è aperta un'altra, è l'anno zero, ma ancora una volta veramente c'è stata una risposta di tutta la comunità, di tutte le attività commerciali, dei volontari, straordinaria, un'accoglienza che ha confermato ciò che la Coppa rappresenta, un simbolo fondamentale della nostra città, della storia, del presente e del futuro, ma la Coppa è di chiunque la viva. Quindi un'edizione transitoria, si inizierà da domani a lavorare sulla 52esima? Sì, abbiamo di fatto già iniziato, perché nella costruzione di questo comitato si sono già poste le basi per il futuro. Pensiamo in particolare al rapporto e al dialogo con la federazione presente per tutte le giornate di questa Coppa, l'allargamento a tutte le istituzioni, un cambiamento forte, importante, che tenga conto anche di tempi diversi rispetto a quelli del passato. Non posso che ringraziare Gigi Montauti per quello che ha fatto in questi primi 50 anni, diciamo così. Ora però si apre un'altra fase, una fase in cui ritengo sia giusto e corretto che la città di Teramo, come amministrazione comunale, chiunque verrà ovviamente dopo di me, prenda in mano quello che è un patrimonio straordinario, un patrimonio che deve oggi consolidarsi e strutturarsi, quindi si sta già lavorando per il futuro.